Blackout, VAR, polemiche, tre pali, un rigore, prima concesso e poi negato con l'utilizzo del VAR, un rigore non fischiato per il fallo di Jallo su Gliozzi nel finale, sempre alla formazione di Giacomo Gattuso. Tante emozioni alla Giuseppe Sinigaglia nel Monday Night che andava a concludere la terza giornata di campionato, il derby tutto lombardo dopo il derby tutto Veneto, il tombolato tra Cittadella e Venezia è terminato in perfetta parità. Ecco il derby tutto lombardo tra il Como di Giacomo Gattuso nella serata dell'esordio di Cesc Fabregas con la formazione lombarda sotto gli occhi di Thierry Henry e il Brescia di Pep Clotet alla seconda vittoria stagionale dopo l'esordio con successo al Rigamonti contro il Südtirol di Leandro Greco. 6 punti in classifica per le rondinelle che raggiungono così Reggina, Frosinone e Cosenza a quota 6 punti, a meno 1 dal duo di testa formato da Ascoli e Genova. Invece rimangono a quota 2 punti la formazione di Giacomo Gattuso dopo aver sfiorato 2 vittorie nelle prime 2 giornate. Ricordiamo il pareggio sardo proprio qui al Giuseppe Sinigaglia nella finale con il sinistro vincente firmato e Gaston Pereiro e dopo la beffa subita al Romeo Anconetani con il gol nella finale in mischia firmato da Ernesto Torregrossa. Ragazzi, una serata dalle mille emozioni. Partiamo però da quello che è successo il 25esimo dal blackout che non ti aspetti. Era lo scorso 3 dicembre del 2011, ero allo stadio Gano a vedere il Padova di Alessandro Dal Canto affrontare il Torino di Giampiero Ventura ed era successa una cosa simile, partita sospesa, partita poi terminata con qualche giorno di ritardo per poter concludere i 90 minuti di quel famosissimo, con tante polemiche, Padova, Torino. Ragazzi, a circa 11 anni di distanza, un blackout colpisce l'impianto del Giuseppe Sinigaglia nella serata del derby tutto lombardo. L'espulsione in tutto questo che abbiamo raccontato nei primi secondi del video, c'è anche da aggiungere l'espulsione a Tommaso Arrigoni per doppia ammonizione nel finale del primo tempo. Prima un contrasto su Galazzi e poi il tackle su Bertagnoli, l'uomo che poi deciderà questo derby in quel del Sinigaglia. L'espulsione di Tommaso Arrigoni che cambia completamente la sfaccettatura, l'idea di gioco da parte della formazione di Giacomo Gattuso, pericolosa nel corso del primo tempo al settimo con Parigini, con le rondinelle che si fanno vedere prima sull'asse Moreo Aie e poi con la conclusione da parte di Mangraviti che cerca all'interno dell'area di rigore l'ex Venezia e Palermo Moreo. Il blackout al 25esimo, il cambio per l'infortunio di Mangraviti al suo posto, Jallo che poi commetterà nella finale il fallo su Gliozzi con la formazione di Giacomo Gattuso che chiederà il calcio di rigore e l'arbitro Miele che non andrà neanche al VAR a rivedere le immagini. Ma lo spettacolo più bello viene generato nel corso del recupero dopo l'espulsione da parte di Tommaso Arrigoni con il grave errore difensivo di Ioanu che lascia spazio proprio a Massimo Bertagnoli di inserirsi all'interno dell'area di rigore e di battere l'estremo difensore del Como per il vantaggio per quanto riguarda le rondinelle. Assist davvero molto molto invitante da parte di Galazzi al minuto numero 45. Alla 50esimo c'è l'intervento del VAR, prima il rigore fischiato per l'uscita abbastanza avventuriera da parte di Lezzerin, dell'ex estremo difensore del Venezia, nei confronti di Parigini, che viene travolto, secondo le prime immagini, secondo anche la prima decisione
dell'arbitro Miele, Miele che va al VAR, rivede l'episodio e poi cambia completamente la decisione. Al minuto numero 52, nel settimo minuto di recupero, c'è il palo dell'ex Cagliari Cherry sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto dallo spagnolo Blanco, lo stacco dell'attaccante ex Cagliari che però viene fermato dal primo palo di serata. Il primo tempo che termina addirittura al 58esimo, quindi circa 60 minuti per terminare la prima frazione, la seconda invece si apre con il palo, questa volta per quanto riguarda le rondinelle, con l'assist sempre di Galazzi per il colpo di testa, lo stacco in aria da parte di Aie che viene fermato al montante. È un Brescia che cerca il raddoppio, un Brescia che va vicino al raddoppio con il calcio di punizione di Federico Viviani, ex giocatore anche visto qui con la maglia del Padova. Al 70esimo è il momento dell'esordio sotto gli occhi di Thierry Henry, dell'amico del giocatore francese, ex compagno ai tempi dei Gunners. Ecco l'esordio del campionato caletto di Cesc Fabregas, che si rende pericoloso sui calci piazzati, poi con un sinistro che però non impegna e Lezzerini. Fabregas è sicuramente un'aggiunta di livello per quanto riguarda il centrocampo del Como, che può contare anche sull'ex Torino e Cagliari Baselli, questa sera non presente in campo in quella del Sinigaglia. Arriviamo nel finale con il palo di Kerrigan al minuto numero 78, è andato a segno al Romeo Anconetani, il giocatore irlandese, uno dei volti nuovi per quanto riguarda la formazione di Giacomo Gattuso, un palo che ferma ancora una volta il Como dal possibile pareggio. E poi all'80esimo c'è il cross ancora di Ioannou, questa volta il contrasto in area tra Gliozzi e Iallo, che Miele non decreta come calcio di rigore, non va neanche a rivedere al VAR l'episodio, quindi il derby termina tra le proteste dei giocatori della Como per questo possibile calcio di rigore negato per il fallo per l'atterramento in area di Ettore Gliozzi. Dopo pochi minuti l'esordio anche con la maglia della Como di Patrick Cutrone, l'ultima aggiunta di livello, di esperienza per quanto riguarda la formazione di Giacomo Gattuso, che dopo aver sfiorato addirittura 2 vittorie su 2 contro Cagliari e Pisa si arrende nella derby tutto lombardo alla Sinigaglia dal filtrante vincente sull'asse Galazzi Bertagnoli, che vale 3 punti d'oro per il Brescia di Pep Clotet, al secondo posto in classifica. Le rondinelle rispondono presente alla sconfitta subita da Benito Stirpe contro il Frosinone di Fabio Grosso. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!